Ciao, siamo Edoardo, Gladys, Pier, Saverio e facciamo parte del team artistico e produttivo di Luci Spente. Luci Spente è un film che nasce da un'opera teatrale, appunto, Luci Spente, di Pier Vittorio Mannucci. Luci Spente è un thriller psicologico, quindi probabilmente più adatto al cinema che al teatro dove è stato inizialmente concepito, ed è la storia di un'amicizia che viene ripresa nel suo punto di fine. Una delle due amiche, Mary, ha avuto un incidente d'auto ed è in uno stato di catatonia, si trova in clinica, e l'altra amica, Laura, la va a trovare. E attraverso il film scopriamo il perché questa amicizia si è rotta e ripercorriamo le tappe dell'amicizia prima e dopo l'incidente. Dopo aver visto questo spettacolo, ho proposto all'autore Pierre di realizzare un film insieme alla sua compagnia teatrale con cui aveva messo in scena lo spettacolo. La compagnia teatrale che ha portato in scena Luci Spente è Pat Passi Teatrali. Ho proposto all'autore e alla compagnia di realizzare questo film a zero budget. Zero budget significa che, oltre ad essere un film indipendente, è stato realizzato con zero budget. Proprio zero. Proprio zero significa non avere a disposizione risorse tecniche, quali possono essere attrezzature come carrelli, crane, dolly, attrezzature audio. Lavorare con un budget zero significa non potersi permettere figure tecniche che su un set tradizionale sono necessarie. Quindi abbiamo lavorato con una persona, che ero io, mi sono occupato della regia, delle riprese, della fotografia, del montaggio. Abbiamo avuto una costumista, un assistente alla regia, assistente di produzione, unica persona, un coach per gli attori e un tecnico del suono. Per realizzare tutto questo, cioè un film di 60 minuti, abbiamo dovuto lavorare concentrando tutto in 5 giorni di riprese. Abbiamo avuto orari di lavoro molto serrati, abbiamo fatto pochissime pause e abbiamo lavorato 10-11 ore fino a che potevamo permetterci di rimanere in quel posto, per esempio in una clinica, dove a un certo punto era anche ora di andarsene. Ovviamente la parte più tecnica, quindi per riprese video e fonica, richiedono anche dei briefing notturni. Abbiamo dormito pochissimo, ci siamo alzati di nuovo alle 6 il mattino dopo per poter ricominciare a lavorare. Sono molte le produzioni indipendenti. È un po' più complicato trovare produzioni indipendenti a zero budget, che realizzino dei prodotti che vadano al di fuori del cortometraggio. Questo perché sono necessarie molte figure tecniche con competenze differenti. Noi abbiamo lavorato utilizzando due macchine fotografiche reflex delle Nikon, di fascia abbastanza economica, con ottiche intercambiabili. Questo ci ha permesso di poter avere qualitativamente una resa fotografica abbastanza buona. Credo che sia importante perché dà la possibilità un po' a tutti di poter realizzare un prodotto del genere. Certo, confrontarsi con delle realtà indipendenti che magari hanno un budget di 20.000, 40.000 euro è complicato. Infatti cerchiamo il nostro spazio in altro modo. Perché siamo qui? Perché abbiamo bisogno del vostro aiuto ora, per due motivi. La fase di post-produzione audio e video e la fase di circolazione del film. Edoardo ha già finito il montaggio del film, ma ci serve coinvolgere persone esterne per quanto riguarda post-produzione audio e video, e a queste persone esterne al nostro gruppo dobbiamo quantomeno offrire un rimborso spese che per il momento non possiamo offrire. E la fase di circolazione del film invece è per quanto riguarda proporre il film a festival internazionali e nazionali, per il quale anche qui servono dei fondi per creare le copie, mandare il materiale, creare kit stampa e promozionale. Quindi siamo qui per questo. La post-produzione audio consiste nel mettere insieme le varie tracce audio che sono state registrate in parallelo con fonti microfoniche differenti, unirle normalizzandole verso degli standard che qualitativamente corrispondono a quelli delle sale cinematografiche. La post-produzione video invece consiste nella color correction, nella correzione della temperatura del colore e dei piccoli ritocchi che vanno fatti alle inquadrature. Per fare questo sono necessari degli strumenti tecnici, computer, software molto costosi, casse spia, insomma tutto un materiale tecnico che noi non possediamo, e per questo ci dobbiamo avvalere della collaborazione di qualcuno che lo fa per mestiere. Per ringraziare tutti coloro che vorranno aiutarci in questa nostra tentativo, abbiamo elaborato tutta una serie di bellissimi e originalissimi gadget su cui abbiamo ragionato profondamente, per tutte le fasce di prezzo, quindi potete contribuire donandoci tantissimo, donandoci pochissimo, sono tutti apprezzati e tutti verranno ringraziati in modo adeguato. Se vi piace quello che avete visto e volete supportarci, cliccate qui intorno, da qualche parte ci sarà un tastino fatto apposta per voi. Grazie. 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 Dateci almeno i soldi per un panino. Grazie, Saverio.